c'è stato un periodo in cui io mi chiedevo dove sono gli artisti, perché l'arte era sparita totalmente dalla realtà sociale che vivevamo, è sparita dall'aiutare le persone, si è asservita al siamo sui balconi, cantiamo dai balconi, resiste, ce la faremo, tutte queste cose mielose che non portavano mai a niente. Però c'è stato uno che è stato un vero artista, che ha pagato di persona all'inizio, ma adesso sta incassando, perché dopo vi farò vedere quante date ha, che ha protestato, che non c'è stato, che ha detto di no. Questo artista è diventato famosissimo. Ha vinto in pratica due festival di Sanremo. Il primo l'ha vinto come ospite, cantando una canzone che si chiamava I bambini fanno O. Oh. Lui si chiama Povia e oggi i bambini, purtroppo, soprattutto in alcuni posti del mondo, non fanno O, perché arrivano le bombe e che sono incuranti, che in nome del potere, del denaro, di costruire delle villette sul mare, perché lì ci sarebbero bene delle villette sul mare, i bambini fanno O, Povia. I bambini fanno O, c'è un topolino, mentre i bambini fanno O, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno O, oh, dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola o un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, fare tutto come mi piglia, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. La 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 la, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh, tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah. Io chiedo asilo, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore, e viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh, 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 perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Mamma mia, che bella canzone che è questa. Grazie. Come ti è venuta questa canzone? Te l'avranno chiesto mille volte.
Era un periodaccio, ero un po' depresso, quindi ho cercato di trasformare quella depressione in un messaggio positivo. La canzone dei bambini fa no, non mi meravigliavo più per niente, i momenti brutti erano più brutti, i momenti belli erano meno belli. Così, osservando i bambini che si meravigliano davanti alle piccole cose perché hanno tutto un mondo da scoprire, ho pensato, visto che non posso più tornare bambino, almeno cerco di descrivere l'essere fanciullo, che sicuramente mi aiuta. E infatti, scrivendo la canzone, poi mi sono autocurato. E come hai attraversato la depressione che ci hanno imposto, che sarebbe stato, cioè, pensare che quello che è successo, credo che i libri di storia in futuro, quando lo diranno che tutto il mondo era chiuso in casa, nessuno ci crederà. E noi rideremo ovviamente leggendoli. No, vabbè, la depressione in generale la passo, e qua spacco. Mio nonno mi diceva sempre: tu non ti devi mai vergognare di dire che c'hai la fede, perché comunque anche gli atei che conosco io, come arriva un momento brutto, alzano gli occhi al cielo e dicono: se ci sei questa volta aiutami. Io prego, mi rivolgo a qualcuno in alto, e so che magari molti mi possono anche deridere per questa cosa, però mi aiuta molto quello, e poi anche un po' con l'essere obiettivo, l'essere lucido, insomma valutare le cose, le scelte, anche sta parola scelta ti mette dentro una gabbia, no? Sì, non ci hanno dato possibilità di scelta. Sì, ce la siamo presa, però dai, alla fine io, come hai annunciato tu all'inizio, ho rischiato, perché credo che solo chi rischia è libero, e dico anche che è meglio fallire che non agire, nel senso tu ci provi, poi se va bene, se non va amen, e grazie a come tu hai iniziato la trasmissione posso agganciarmi al fatto che mi sono uscito un sacco di concerti, un sacco di date di questo tour che si chiama Mi hai salvato la vita, che parla appunto della musica che comunque mi ha salvato la vita. Però all'inizio ti hanno boicottato, perché ci siamo visti e eri boicottato parecchio, eh? Sempre stato così, in tutti i Sanremo che ho fatto, coi bambini fanno, comunque c'erano certi giornalisti che mi dicevano: usi i bambini, li strumentalizzi per far successo, con poi un'altra canzone di Sanremo che magari dopo, se vuoi, faremo, anche lì mi si sono chiuse tantissime porte, poi le mie prese di posizioni, insomma le mie canzoni, le mie dichiarazioni, e anche il periodo che conosciamo, che noi chiamiamo periodaccio, e comunque ci ha costretto, avevi due possibilità, o accettare oppure con obiettività valutare, appunto come ho detto prima, le scelte, e magari a volte anche scendere in piazza. Ho scoperto nel male di aver conosciuto un sacco di persone belle. A te ti conoscevo già dal 2001, da quando tu facesti il team tour, cioè facevi il team tour e portavi un sacco di artisti all'Isola d'Elba, e tu stesso mi hai lanciato. Appoggia la chitarra. No, vieni un attimo con me che ci andiamo a sedere di qui. Dunque, lui sta dicendo che io lo conosco dal 2001. Allora, in realtà io la prima volta che ho incontrato Giuseppe, prendi uno dei microfoni, la prima volta che ho incontrato Giuseppe Povia, lui era un cameriere. Io ti ho incontrato a Piazza Navona, ok? E tu mi hai detto che sognavi di fare il cantante. Sì, cantautore, cioè scrivo canzoni, dammi una mano, vedo che venivano tutti da te, vengono tutti da te ancora, non è cambiato nulla, tu hai sempre comunque avuto un occhio di riguardo per gli artisti, e comunque non è che sei stato uno che ha lanciato tutti, hai lanciato quelli bravi, hai dato l'opportunità a quelli che avevano qualcosa da dire, quindi mi sento onorato di essere qua ancora. No, allora un giorno stiamo facendo il tintura all'Isola d'Elba, a Portoferraio, arriva uno della sicurezza e dice: guardi che c'è uno. Un pirla? No, dice: c'è uno che dice che tu l'hai incontrato e faceva il cameriere in Piazza Navona, che è qui, che c'ha un disco. Io dico: come c'ha un disco? Ce l'ha fatta. E sono venuto a prenderti, te lo faccio rivedere, perché tu te l'ho fatto già vedere una volta, ma la gente poi non si ricorda. Qui siamo all'Isola d'Elba nel Portoferraio 2001-2000. 2001, Portoferraio. E la cosa molto bella è che lui mi dice: ho una canzone, è anche successo. E io l'ho chiamato sul palco, e senza sapere che canzone fosse, ok? Perché mi ricordava, e tu sei arrivato vestito con, proprio da mare, tu avevi il pareo, che c'avevi? Avevo una gonna pareo, e diciamo che sono stato il primo ad aver lanciato la moda della gonna sia d'inverno che d'estate. Poi a un certo punto ho detto: errori di gioventù, l'ho tolta e ho fatto bene, però vedo che invece oggi sì, tutti portano la gonna. Guardate, questo è nel 2001, credo sia la tua prima apparizione probabilmente. La primissima, ma sei sicuro che la vuoi far vedere? Certo. Ma che mi fai fare una figura di merda? No, ma che scherzi, sei fantastico, guarda qui, guarda. Dicevo, stravolgiamo un po' tutto. Ieri è arrivato un ragazzo che io, anzi io lo chiamo già subito, vieni, Povia. Allora, Povia,
non è molto conosciuto. Lui sostiene che è conosciuto e che la sua canzone è molto conosciuta. Lui è sei dell'Isola d'Elba, tu? Sì, di Porto Azzurro. Ecco, io lui lo... è un esempio. Lui è un esempio di come i sogni si possono realizzare. Mi ha ricordato, io ne incontro tanti di ragazzi che magari vado in un bar o per strada oppure anche in altri luoghi, in uffici, e mi dicono: io ho un sogno, io vorrei fare il cantante. E lui mi ha ricordato che mi ha incontrato un giorno a Roma, in Piazza Navona, dove lui faceva il cameriere, però aveva un sogno, quello di cantare. E gli ho offerto l'aperitivo. E ha detto: un giorno ci vedremo. E io tutte le volte che uno mi dice così, dice magari, dico mi piacerebbe molto. In effetti lui ieri è arrivato e ha detto: guarda che ci siamo ancora. E io oggi ho un disco che è questo, che si chiama È Vero. E ha cantato la canzone. Io però non sto ascoltando la radio in questo periodo. Mi dicono che è molto famosa. Mi dicono che è famosa. In effetti stanotte alle 3 di notte l'abbiamo sentita in radio. Proprio alle 3 di notte la coincidenza ha voluto. Allora, chi conosce la canzone È Vero? Vediamo se... ah, qualcuno la conosce. Aspetta che ne canta un pochino. Vediamo chi la conosce, se qualcuno la conosce di più. È vero che tutti lo facciamo, e almeno col pensiero prima o poi ci tradiamo. Chi è che la conosce adesso che l'avete... ah, ci picchia in tanti! Ma allora stai avendo davvero successo, eh? Sì. Allora, lui non ha preparato niente... Dice taglia, perché taglia? Sei bellissimo. No, a parte che va bene, mi fa piacere rivederlo, e anzi tu dopo questo me lo devi passare che me lo pubblicherò anche io, ma... E già, c'è già, ti registri la puntata, c'è già. Ok. È no. Già andato in onda. Cioè tu tieni tutto, tu c'hai tutto qua, hai tutta praticamente il 90% della musica mondiale. E hai anche Povia, cioè... C'è Povia, il primo Povia. Ma sei un grande... No, ti dicevo, andiamo avanti magari con altre canzoni, se vuoi, no, non è che voglio rubarti il lavoro. No, però, allora, tu hai fatto... sei stato, diciamo, prima parlavamo, lo voglio far vedere subito, perché poi dopo qui noi diciamo delle cose, ma le dobbiamo anche fare vedere. Allora, fammi vedere dove ho messo... Eccolo qua. Allora, eccolo qua. Questo è il tuo sito, ok? E in questo sito, che è povia.net, guarda quanti concerti hai fatto. Cioè, per un periodo non ti volevano, poi hanno cominciato a farti fare concerti soltanto nei convegni dei ribelli, e poi adesso, cioè ad esempio, vediamo un po', da adesso in poi c'è 10 aprile Bologna Roxy Bar, e qui ci siamo, 14 a Bruxelles. Perché a Bruxelles? Devo andare a litigare con quelli della Commissione Europea, no, scherzo. 17 e 30 aprile a Sanremo, giuria di Sanremo Young. 21 aprile a Pianoro Bologna. 28 a Veglie, ma comunque andate, Gioia Tauro, Villa Dalme, Culture Trapani, Palermo, Palagore, Monte... Cioè, io credo che tu abbia più concerti... Andate su povia.net, tu abbia più concerti di tanti artisti che sono sempre in radio. Sì, credo che costi anche meno tu, Sì, sicuramente, però se non ti piace comunque un artista non lo prendi neanche a gratis, ragione. Perché magari è divisivo, perché magari ha detto qualcosa che... Sai, i comitati... Tu sei stato divisivo, eh? Sì, ma ancora, poi sai, i comitati... Cioè, io ho perso sponsor, tu cosa hai perso? Lavoro, che brutta cosa. No, vabbè, i comitati sono fatti di 30-40 persone, quindi bastano un paio di teste che non sono d'accordo e salta l'artista e prendi un altro artista. Invece è appena iniziata la stagione, ci sono più di 40 concerti, e questo sai che cosa mi sta dicendo? Che comunque la maggioranza alla fine è tutta sana di mente. Io sono una persona sana di mente, tu sei una persona sana di mente, e quando una persona obiettiva e sana di mente passa per quello che non è, a un certo punto, quando arriva il momento che si apre un varco, ti rendi conto del risultato. Noi ci lamentiamo, questa maggioranza che poi alla fine come pecore. In realtà no, secondo me se non li obblighi, non li prendi per i fondelli e non li prendi per altre cose, poi alla fine la pensano più o meno tutti in una direzione, dettaglio più, dettaglio meno. È vero. Che tutti lo facciamo, crediamo di giocare, dopo ci innamoriamo. No, ma lì ero immaturo da morire, adesso un po' di più. Però io ho visto una cosa molto bella che tu hai fatto e mi ha colpito. Quando giocavi nella Nazionale Cantanti, siamo andati andavamo a pranzo, a cena, eccetera, e eravamo in un ristorante e tu hai lasciato una bella mancia al cameriere. E io gli ho detto: perché? Tu mi hai detto: lo faccio sempre perché io non mi dimentico che io sono partito facendo il cameriere. E questo mi ha colpito. Già allora c'era qualcosa in te che non era giusto per il mondo che viviamo.
Cioè, è giusto per il mondo che vivremo, ma non è giusto per il mondo che viviamo. Ho fatto 20 anni il cameriere perché sono andato a lavorare presto, e il cameriere è un lavoro che, se lo prendi bene, ti aiuta a capire intanto come puoi essere indipendente. E ti rendi conto che c'è differenza tra servire qualcuno soltanto per uno stipendio ed essere invece di servizio per qualcuno. Quindi tu fai star bene una persona che in un paio d'ore mangia e beve e magari torna a casa contenta perché c'è stato un bel servizio. La mancia nella musica adesso è un applauso a metà canzone, per esempio. Il fonico era il cuoco di una volta. Io ho scritto un brano che si chiama Cameriere, che potete ascoltare sui miei social, perché sono una persona che ha lavorato, perché siamo dovuti andare tutti e quattro fratelli, tre sorelle e io, a lavorare presto perché non c'erano più soldi in casa, e capisci tantissime cose, oltre all'indipendenza e andare a lavorare sotto gli altri. Ti aiuta a dare anche valore ai soldi. Oggi, insomma, è un po' pieno di genitori che spianano le strade ai figli, e magari potrebbero farlo invece i figli, potrebbero insegnare ai figli come riuscire a farcela da soli. No, che tu fossi un cameriere bravo lo testimonia il fatto che quando uno mi è venuto a dire c'è il cameriere di Piazza Navona, io mi sono ricordato di te, e io ne ho visti tanti di camerieri, perché è arrivato. No, c'avevi negli occhi la determinazione. Ci sono tanti che dicono ma io un giorno diventerò famoso, ma poi capisci quello che dici, ma questo ci crede davvero? E tu ci credevi. Che canzone fai adesso? Adesso possiamo fare Dito Medio, perché così almeno rientriamo un po' nei discorsi degli ultimi tempi. Però Dito Medio è una canzone, quindi si può cantare. Non lo faccio il Dito Medio, lo fanno tutti. No, ma è questo il Dito Medio, giusto? Sì, sì, ma io lo faccio fra parentesi, tra le righe. Tra le righe, bello. Leggi tra le righe. Bello, il Dito Medio tra le righe, è bellissimo. È la citazione questo. Di un film. Ah, sì? Sì, leggi tra le righe. Visto che qua bloccano tutti, qui è tutto un algoritmo, quindi... Okay. La faccio, vado. Certo. Tu mi aspetti qua. Perfetto. No, io dopo ti raggiungo. Dito Medio, lui è Povia ed è un artista, basta. Secondo me gli artisti devono, non dico andare contro, ma andare per quelle che sono le loro idee. E le loro idee debbono aiutare qualcuno a stare bene o a pensare o ad avere dei dubbi. Dito Medio, Povia. Dito medio all'America e alla Russia, che si fanno guerra per controllare la galassia. Dito medio con lo sguardo in Medio Oriente, interessi tanti, pace niente. Dito medio a chi crede a un libro fatto da uomini che massacrano altri uomini, immigrazione. Dito medio a te che ci guadagni, traditore. Dito medio a schiavitù e disoccupazione. Sembro matto? No, gente, sono solo sano di mente. La vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Dito medio, intelligenza artificiale, tech gleba, avete i nostri dati dalla A alla Z. Guarda qui, maestro, lo vedi il dito medio? Scrina questo. Mi ammalerò e magari non avrò i soldi per pagare 300.000 euro per guarire da un tumore che si potrà levare in 24 ore. Spot, dito medio ai robot che sostituiranno anche l'amore con la figlia del dottore. Ambar baci ciccocò, la vita è breve. La vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Dito medio, attivisti, finti ribelli, stupida maggioranza silenziosa, siete il vuoto, vi toglierei il diritto al voto. Dito medio, progressisti, abbattiamo i muri, libertà. Dito medio ai VIP, finti umili, finti gentili, fanno tutto a tavolino, tanto il popolo è cretino, del resto siete come aziende multinazionali. Dito medio pure a me, che ho avuto occasioni vere per stare col potere, ma ho preferito la libertà e l'amore, e oggi con questa canzone sono qui a porre rimedio, caro ascoltatore, con questo dito medio, senza rancore. Dito medio a tutto il mondo che non vuole bene al mondo, e mano tesa ai bambini del mondo, loro pagano sempre per il nostro egoismo. La vita è breve. La vita è breve
per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede e si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Sai qual è la cosa bella? Che tu fai canzoni dal testo forte, ma molto dolci. Orecchiabili. No, anche con la dolcezza. Vabbè sì, perché alla fine la filosofia di scrivere una canzone, per come me l'ha insegnata Giancarlo Bigazzi, che è stato uno dei più grandi autori di una parte della musica italiana, è: se vuoi denunciare, comunque cerca anche di addolcire i cuori, perché una persona che ascolta magari si addolcisce, ma in quel momento però magari capisce anche solo un verso e magari, che ne so, prende spunto. Ecco, più di quello la musica non credo che possa fare. Cioè, io per un po' ho avuto una lettera, una cartolina che John Lennon ha scritto a un suo amico, dove diceva: vedi, se io faccio dei testi violenti, ribelli, con una musica forte, vedi Alicia Sattic, mi censurano dappertutto. Se invece faccio dei testi sempre violenti, ma con una musica dolce, guarda Imagine, perché Imagine è un testo che, cioè, pazzesco, dice, e invece quella non me la censurano. Beh, hai parlato di un capolavoro, Imagine. In effetti dentro Imagine, cioè, il testo comunque dice facca i potenti, no alla guerra, sì alla pace. Cioè, insomma, tutte cose che all'apparenza sono banali, però se tu canti Imagine con quella melodia, cioè Imagine there's no heaven. Cioè, cavolo, immaginati se non c'è un paradiso. Imagine all the people. Cioè, cavolo, immaginati se la gente stesse bene, se tutti fossero pari, se tutti avessero pari diritti, se tutto il mondo fosse equo. Stai dicendo una cosa che anche in politica potrebbe disturbare, ma con questa melodia John Lennon veramente credo che abbia scritto la canzone più bella del mondo, della storia della musica. Visto che hai parlato di bambini, hai citato i bambini anche il dito medio, però tu hai dedicato una canzone a dei bambini o a un bambino. Sì, ho dedicato una cosa alle mie bimbe, perché tutto quello che faccio nella musica lo faccio pensando a loro, perché vorrei che crescessero con una visione in più di un mondo che comunque nella musica non viene raccontato, perché per un motivo o per l'altro la musica al 99% va verso la canzone d'amore, bella, brutta, struggente, dolorosa, positiva, allegra. A me piace cantare anche dei temi che nessuno canta, perché altrimenti ti si chiudono le porte, a parte quelle di Red Ronnie. E allora vorrei che loro crescessero con quella visione in più che gli dà un papà, che mai scriverebbe una cosa contro di loro o una cosa ingiusta. E sto vedendo che comunque sono curiose, fanno domande con le canzoni. Quanti anni hanno? Adesso, vabbè, Emma ne ha 19 quasi e Amelia ne ha 17. Vabbè, sono nell'era ribelle. Nell'era ribelle, nell'adolescenza, però c'è stata una buona semina, dai, quelle 4-5 regole che comunque le fanno crescere un pochettino più dritte, meno storte. Ma vengono i tuoi concerti? A volte, quando sono vicini sì, però sai, papà ancora, adesso è fuori un po' dalla musica mainstream, ma ci rientro piano piano, bisogna fare un po' i paraculi. No, non potrai mai rientrare nella musica mainstream, ormai t'hanno etichettato. Cioè, tu credi che di poter rientrare? No. Niente. Ormai è tanto. Ma la musica mainstream, però, attenzione, la musica mainstream è finita. Cioè, fanno dei numeri, vanno in televisione, ma non dicono niente, non lasciano tracce. C'era una canzone di Raf che dice: cosa resterà di questi anni 80, no? E io dico: cosa resterà della musica che oggi spopola in televisione? Nulla. Sì, lo pensiamo un po' in tanti, nel senso che ci sono i successi del momento, ma vengono subito superati da ulteriori e altri successi del momento. Le playlist sono blindate, tu, non lo so, hai una canzone che magari è una playlist gestita da una casa discografica grossa, che ti mette dentro in quella specie, appunto, che si chiama playlist, che fa
che ne so, 4 milioni di iscritti, ti ascoltano 4 volte, sono 16 milioni. Se la canzone è bella e ti ascoltano 40 volte, ecco che quando sentiamo il conduttore di Sanremo, chiunque sia, questo ragazzo, questa ragazza ha fatto 150 milioni di streaming, perché sono dentro le playlist che hanno tantissimi milioni di iscritti, ti ascoltano 7, 8, 9 volte e vai su. Ma quelli non sono i veri dischi di platino che noi conosciamo di una volta. Però in quel momento lì comunque hai l'accesso a Sanremo e la musica è cambiata in quel senso. Però in realtà, come dici tu, non c'è più, diciamo, la composizione della musica d'autore dove c'è una melodia, dove c'è un ritornello. Qualcuno ci riesce anche attraverso la trap, però sono veramente pochi, pochi, pochissimi. Come si chiama la canzone che hai dedicato alle tue bimbe? Ti insegnerò. E vedo che con la musica, con le canzoni di papà stanno crescendo intelligenti come il padre, che non è male. Povia. Ti insegnerò a nuotare, così vedrai che il mare saprà chi sei quando lo abbracci e sulle sue onde ti farà dormire. Ti insegnerò che dare è meglio che avere, perché se non ti aspetti niente, ciò che ti arriva lo saprai godere. Ti insegnerò che avrai coraggio soltanto quando avrai paura e che la felicità è, se la vuoi si trova, ricordati che vola solo chi osa. Diglielo tu al mondo come si fa, diglielo tu al mondo come si fa. Dagli un motivo per cambiare qualcosa e usa l'ironia, che l'ironia ti consola. Ma che te ne frega, dai pure del tu, dagli del tu a chi vuoi tu, tu, tu. E tutto il mondo sarà una casa, sarà una casa, casa. Ti insegnerò a stirare e i tuoi 18 anni mi stirerai il vestito. Ti prenderò la mano e sopra una carrozza ti porterò a ballare, perché sarò il tuo re. E non dimenticare che nelle scelte umane un re si può sbagliare, e se succederà, ti prego, non mi odiare. Solo così vedrai che la felicità, se la vuoi si trova, ricordati che vola solo chi osa. Dimmelo tu amore come si fa, dimmelo tu amore come si fa. Dammi un motivo per cambiare qualcosa e ascoltali i consigli, poi però fai da sola. Che te ne frega, dai pure del tu, dagli del tu a chi vuoi tu, tu, tu. E tutto il mondo sarà una casa, sarà una casa, casa. E avrai coraggio solo se avrai paura, rimpianti e rimorsi sono la stessa cosa. E se in un momento strano della tua vita senti che stai per cambiare, senti che stai per cambiare, beh, allora è l'ora. Bacio, papà. Oh. Ciao, bambole. È bello perché... No, no, mi piace perché dipingevano Povia come... Ah, quello lì, quello stronzo, ribelle, che invece è di una dolcezza pazzesca. Cioè, ragazzi, cioè, non credete a quello che vi dicono i media, ok? Mai, mai. Io avrei poi dopo, se vuoi, una canzone che si chiama La terminologia dei bimbi minchia, che tu hai ben ascoltato più volte e con la telecamera ti sei divertito a riprendere sia il pubblico che il palcoscenico nelle manifestazioni che abbiamo fatto in questi anni, e ti vedevo che comunque ridevi sotto i baffi. Me voglio ridere ancora, falla. Vado. Ecco. Questa è una canzone dedicata alla terminologia dei bimbi minchia. Quelli indottrinati da un sistema che li controlla e li pilota fino all'unghia. Li trovi di ogni età, mestiere o credo, e credo che il potere viva grazie al loro shit, shit.
È un disegno messo in piedi dalle grandi elite. Se dici che va tutto male, sei un disfattista. Se dici che va tutto bene, sei un qualunquista. Se vedi tutto poco chiaro, sei un complottista. Se dici prima gli italiani, fascista. Se dici viva la nazione, populista. E se dici prima gli stranieri, sei comunista. No, sei uno schiavista. C'è chi lavora per 2 euro all'ora. E allora vuoi il crocifisso a scuola? Sei un leghista. Non vuoi il crocifisso a scuola? Sei un razzista. Perché ci vuole integrazione, brutto razzista. Razzista devi morire, brutto razzista. Razzista devi morire. Lo scrive l'antirazzista. È un po' nazista questo antirazzista. Punti di vista, studia. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Don't worry people. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Demagogia, populismo, apologia, qualunquismo, gentismo, sessismo, negazionismo, no vax, no tax, no pax, e che cazzo. Se dici qualcosa sui gay, sei un omofobo. Se dici viva i gay, eterofobo. Se hai paura di mamma, sei un mammofobo. Se non ti piace il papa, papofobo. Se dici mi proteggo io, sei un bigotto. E se dici mi protegge Dio, sei un assassino condannato, illuminato, rettiliano. Studia! Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Don't worry people. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Epilogo. Se sei molto diffidente, sei un po' ignorante. Se credi alla televisione, sei un bamboccione. Se credi alla via di mezzo, sei un buonista. Però la via di mezzo è giusta solo a sinistra. Quando mi chiedono sei di sinistra o di destra, rispondo sono del centro storico. E voilà, il bimbo minchia scrive libertà, tanto puoi pagare papà. Se vedi qualcosa di oscuro, sei un complottaro. Se non ci vedi chiaro, vai dall'oculista. Se sei nero, sei di destra estrema. E se sei rosso, hai un eritema. Il bimbo minchia fa l'alternativo antisistema. Ed è il vero servo del sistema. Siete pecore lesse, bro! Condiviso con l'iPhone Pro. Studia! Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Na 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 na, 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 na. Questa è più carina con la band, però regge lo stesso. No, 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 ma regge, regge come regge. E ti dirò di più. Che in acustico apprezzi di più il testo? Beh sì, perché una chitarra non va sopra le parole. Poi io tengo anche le spie spente, perché così almeno mi sento meglio. Perché sai che le spie a volte sovrastano, perché si sommano con il volume del microfono. E difatti si sente meglio in onda e senza spie accese. Sì, no, cioè capisco l'esigenza di un artista di sentirsi sulla spia, però insomma... Io canto davanti a 10.000 persone senza spie, perché non dovrei farlo qui in uno studio, ecco. Pensate che i Beatles allo Shea Stadium, quando il concerto fu allo Shea Stadium, credo avessero 60 watt di amplificazione. Sì, sì, ma i grandi insegnano, e poi in quei tempi non è che c'erano tutte le cose che ti aiutano, gli aiutini di oggi. Morandi, per esempio, è uno di quelli che insegna, lui canta senza spie anche in uno stadio dove rientra e ritorna tutto, non si sa come faccia. No, fra l'altro io... nel backstage, io registro sempre il backstage perché è bello vedere il backstage, no? Volevo registrare te che facevi le prove, a sedere, dico vengo di qua, avevi già finito. Quanto cavolo hai fatto? Un minuto di prove? Ma sì, tanto quando, cioè, il fonico è sveglio ci metti 35 secondi, quando il fonico è stile la nave che fa l'inchino, ecco, allora lì non facciamo nomi perché non siamo più di nulla, per tanto ci capiamo, no? Il fonico è l'elemento più importante del live, tanti lo sottovalutano, è come il cuoco nella cucina. Ma difatti in TV ci sono pochissimi programmi live, perché non è semplice fare il live in TV. Tu ne sai qualcosa, perché io mi ricordo che anche quando in televisione si percepiva l'aspetto tecnico magari difficoltoso, non per il fonico, perché se 10 artisti suonano bene, escono bene e ne arriva uno che esce male, non è colpa del fonico sicuramente, però tu ne sai qualcosa, il fonico è veramente l'elemento più importante. Io potrei fare un concerto della Madonna, però se davanti c'hai uno che non è capace, non distingue le frequenze, ti tiene la voce nasale, insomma sai, tutte quelle frequenze fastidiose, il pubblico poi comincia a dileguarsi. E allora tu dici, ma non è colpa dell'artista, perché la sera prima con lo stesso concerto il pubblico era incollato. Ecco perché magari quando c'è il budget ci si porta sempre dietro almeno lo stesso fonico. Io porto te. Io porto te.
No, ma lo so, no, ma io di fatti io poi filo me lo porto sempre, adesso è Ricchi di là, ma ne abbiamo avuto Pips, abbiamo avuto Simone, però filo, io porto filo, pensa lui, capito? Perché lui è fonico, cameraman, regista, montatore, fa tutto, perché mi piace avere 360 gradi, capito? Quindi se impari a fare tutto, poi dopo capisci le esigenze. Che canzone vuoi fare? Facciamo quella che mi ha chiuso tantissime porte della musica mainstream, nella quale tu dici che non rientrerò più? No, non puoi più rientrare, ma attenzione, ma come io? Cioè, io non ho un programma televisivo dal 2001, cioè sono 23 anni, ma non è quello. Cioè, il concetto è, noi siamo nel mainstream, perché oggi internet, oggi nuovo Roxy Bar, oggi le date che tu fai non ne fanno i cantanti che sono nel mainstream. Hai capito? Il mainstream è rimasto come un dinosauro che vede passare il meteorite e dice che cos'è? Ma no, fa niente, continua a brucare e non sa che arriverà il casino, cioè che si estinguerà. Quindi il mainstream non esiste più, esiste l'alternativa. Quindi noi stiamo vincendo, abbiamo già vinto. Giuseppe, abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto anche quando ci prendevano in giro, ti rendi conto? Sì, per me non è cambiato niente, perché continuano a prendermi per il culo. Fregatene, fregatene, che lascia stare. Qual è la canzone che ti ha chiuso il mainstream, sul quale... Ma non è interesse a rientrare nel mainstream. Stiamo creando il nuovo mondo. Allora, Mogol, oltre ad aver ricevuto 5 dischi di platino veri con questo brano del 2009 secondo a Sanremo, che mi ha permesso di fare oltre 100 date in poco meno di 4 mesi, Mogol su Rai 1 mi ha dato il premio Mogol con questa dichiarazione che è sul Corriere della Sera. Con questa canzone tu hai intinto il pennello nel sangue, parla un po' così Mogol, e hai avuto il coraggio di cantare una storia che mai nessuno al mondo avrebbe avuto il coraggio di cantare. E mi ha dato un cavallino d'oro massiccio del valore di 7.000 euro che tu dovrai custodire fino alla fine dei tuoi giorni. Ora ovviamente io, essendo credente, ho pensato che funerali col camion traslochi non ce n'è. Quando moriamo lasciamo tutto qua, io dovevo farmi gli infissi, il premio Mogol me lo sono venduto a 4.000 euro, tanto 4.000 euro meglio in tasca a me che un cavallino d'oro sul comodino. Però è una canzone che a distanza di 15 anni e passa mi ha comportato ad oggi l'annullamento di 36 concerti, che sono tantissimi, perché come esce il nome di Povia, soprattutto sui social si scatenano le critiche, i famosi haters, che però condizionano a volte alcuni organizzatori che per paura che succeda qualcosa ti annullano il concerto. 36, fa male. La canzone è Luca era gay. Ci ho detto tutto, potevo anche non scrivere altro. Luca era gay, punto. Io volevo raccontare la storia di una persona, tra l'altro gay o etero doveva essere un dettaglio, perché la libertà, se è un valore assoluto, deve essere per tutti e non messa in un recinto, ma ci siamo capiti anche qui. E quindi gay o etero doveva essere per la libertà e doveva essere proprio il dettaglio. Ma cantare Luca era gay, adesso sta con lei, ad oggi, non per i gay, che ai gay in generale non ne frega nulla, però... Chi lavora dietro, capito? Le strutture, ecco, quelle magari, oppure che hai un amico nella televisione Rai o nei Mediaset che ha un altro amico, ma perché Povi ha scritto quella canzone? I discorsi sono questi, basta un nulla e ti si annulla un'ospitata in TV, come mi è stata annullata l'altro ieri, un'ospitata in TV, cantare una canzone. Niente, tocca a morire. No, allora volevo dire a quelli che censurano Povia che Tom Robinson divenne famoso nell'era punk con la Tom Robinson Band cantando Sing If You're Glad To Be Gay, canta se sei felice di essere un gay, Sing If You're Glad To Be Gay, eccetera. È venuto anche a Roxy Bar, dove peraltro ha cantato Buonanotte Fiorellino con Francesco De Gregori. Però Tom Robinson, che è stato l'emblema dei gay, il primo a cantare questa roba qui nella fine degli anni 70, ha detto che si è innamorato di una donna che ha sposato. Quindi si può, come uno, come ci sono di quelli che sono stati sposati e che hanno scoperto che in realtà poi avevano un'attrazione per i maschi e quindi hanno cambiato. Quindi dire Luca era gay, cioè ragazzi, cioè, ci sono tanti esempi. La libertà è quella di poter cambiare nella vita in un senso o nell'altro. E comunque continuate a boicottare Povia, perché se tu boicotti sarai boicottato. E un giorno, guarda tra le righe cosa c'è,
Leggi fra le righe, hai capito? Con l'educazione. Leggi fra le righe, hai capito? Vabbè, comunque, Luca era gay, Povia. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice, prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo, che su questo argomento è diviso. Non sono andato da psicologi, psichiatri, preti o scienziati. Sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io non respiravo per le sue attenzioni. Mio padre non prendeva decisioni, ed io non ci riuscivo mai a parlare. Stava fuori tutto il giorno per lavoro, io avevo l'impressione che non fosse troppo vero. Mamma infatti chiese la separazione, avevo 12 anni, non capivo bene. Mio padre disse è la giusta soluzione, e dopo poco tempo cominciò a bere. Mamma mi parlava sempre male di papà, mi diceva non sposarti mai per carità. Delle mie amiche era gelosa, morbosa, e la mia identità era sempre più confusa. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Sono un altro uomo, ma in quel momento cercavo risposte, mi vergognavo e le cercavo di nascosto. C'era chi mi diceva, è naturale, io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, ma non sapevo che cos'era la felicità. Un uomo grande mi fece tremare il cuore, ed è lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui nessuna inibizione, il corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso, poi sembrava una gara chi faceva meglio il sesso, e mi sentivo un colpevole. Prima o poi lo prendono, ma se spariscono le prove poi lo assolvono. Cercavo negli uomini chi era mio padre, andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice per 4 anni sono stato con un uomo, tra amore e inganni spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità, quell'amore grande per l'eternità. Poi ad una festa fra tanta gente ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva. Ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia. Nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene e a volte ho ancora il tuo riflesso. Ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Un altro uomo. Luca era gay. Povia. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie Red, grazie. Cioè, mi piace, ma non no, mi ok, ok. Allora, grazie. No, volevo, ma non c'è, porca vacca. Vabbè, niente. Volevo Vittoria, perché Vittoria, vieni qua. Perché lei, che non c'entra niente con te, vieni dentro. Apprezzavi Povia. Ma è bravissimo. Poi è un CD, un disco. Ormai non ci sono più i CD, però. Cioè? In una maniera intonata. Cioè, oggi con tutta la storia del trap. Autotune, siamo molto aiutati, no? La tecnologia, ma tu sei una spada, oltre ad avere secondo me un modo di scrivere molto chiaro e pulito, cioè mi piace molto ogni cosa che dicevi. Io per la prima volta ho sentito questa canzone, non so se è entrato proprio dentro. Ma vabbè, me la devo tirare oggi.
Cioè, no, guarda che lei Vittoria and Hyde Park non c'entra niente. La faccia di una che comunque ti regala, ecco. No, no, fa. Veramente io, vabbè, ti conosco ovviamente, non tutte le canzoni, però quando una canzone secondo me l'ascolti dal primo secondo e non distogli l'attenzione, secondo me sta lì la bravura. Perché siamo tutti bravi con canzoni che girano magari in radio tutto il giorno a ricordarceli. E ovviamente se te li canticchi subito, ma se una canzone ti arriva subito vuol dire che hai fatto centro, quindi bravissimo veramente. Io non aggiungo altro. No, non devi aggiungere altro. Chiudiamo con lei l'esibizione di Povia. La cosa strana è che io, vedi, volevo ricambiarti il favore. Quale? Di farti da cameriere e ti servivo un limoncello, ma tu hai detto che non bevi più. Non bevo più perché ho fatto la comunità per alcol, droga, cioè c'è un motivo, non è che voglio fare il bacchettone. Però un bicchiere d'acqua frizzante con le bolle che mi ricorda il prosecco, sì. Top. Ah, va bene, allora ti offrirò un bicchiere d'acqua di BioVital, vieni. No, BioVital, rock and roll. A new rock, sì. Senti, Vittoria, la vedremo fra un po', Vittoria, ok? Grazie, Giuseppe. Grazie.